Bene, siamo al Cenacolo dell'8 novembre 2021. 3 a calcetto. Enrico si sta attrezzando. E andiamo nella sala cenacolare, dove stasera si presterà allegio il nostro Mirko. Diego Ross. Mirko pronto per il leggio. Michele Torenzo e il dottor Callelli. Mirko, appropinquati un attimo, dopo facciamo l'ufficialità, però intanto... Ciao. Eccoci qua, siamo quasi pronti. Un attimo. Vai, ma davvero ti vuoi rischiare da nuovo? Devi parlare alle leggio. La vuoi rischiare di nuovo? La vuoi rischiare? Ma ora tocca, vai! Tocca a Mirko. Tocca vai, o tocca Mirko? Interpreterà il pensiero di Mirko. Io so che sarà anche tu Mirko. Bravo! Non poteva non partire così. Non poteva non partire così. Bravo! Bene, bravo Mister, mi ha fatto. Bravo. Vai Mirko. So che un mese che vuoi non mettere a cos'è, che no, forse vestista, oppure no. E magari lo scrivo, anzi non scrivo. E neanche non ti rispondo. No, scusa, da un mese, perché da un mese? Perché spio solo. Mi ha un po' deluso il fatto, che dopo una 7-8 foto che ho messo nel Vaiolo. Ma dillo prima, no? Che qualcuno mi ha suggerito del darghe, mi sono dato il giorno 9, giorno, di, giorno giusto dell'evento del Vaiolo. Visto fotografie che precedentemente le foto le stai anticipando da qualche video o da qualche poesia, insomma, da poesia del massimo. Si sentiva quella. A me va un po' tutti perché così. Perché ti hai detto che ti c'entravi anche a te. Quindi, se guardi il disegno che sei una presa che sarà 4-3 abitanti, no, non sei che meravigli, un po' delusione, un po', perché pensavo che magari non sei che pretendesse una filippica da parte di qualcuno. Bastava solamente un cuore, se so che soldi che si mette. Lasciatelo finire. Bastava anche quello. Quindi non dice che ha apprezzato qualcuno, basta uno, no? Basta che anche ricco, che ne so, che ha detto stesso. Beh, bastava uno, così mi ha pacificato tutto. E invece ho visto che una volta che ti metti una foto, va bene, così è andato valendo, e a me posso capire. Venezia, sempre qui, Però, che a volte che nel 29 di ottobre del 29, pensavo, speravo che qualcuno mi dicesse, guarda che questo è da un cenacolista andrà. Quanti dicevano, per fare la serata. No, perché se ne vai dopo, fotografie, stai messe, e qualcuno mi ha sempre fatto qualcosa, una foto. Sì, anche solo quelle di Sedolf. Di fotografia di tuo figlio, e fotografia che se giù qualcuno che ha detto qualcosa, bastava una cosa, meno che pretendesse chissà che, tutto qua, mi ha un po' deluso. Mi stava qua, mi ha dispiaciuto, mi ha deluso questo comportamento, e ho fatto un mese di assentismo, per te c'è una puttanata, forse ti cantano un po' per me, che ti dicevo. Veramente di mica di io, mi capisco che magari qualche volta anche a me stesso, magari quando uno fa una roba, non può commentare, non commesso qualcosa, non metto. Però che a volta, raramente, che vedo qualcosa, pensavo che qualcuno mi dà su sé, che tu mi riesci a notare, che non è stato così. E cosa vuoi che dica? Finisce qua, è me sfogo, fine la opera, cioè, silenzio, da un mese, se vuoi ancora. Ma metti ancora per dire, cioè, da oggi ti ricominci a scrivere. Forse anche, forse no, ma ti dico, che ti sempre stato scusa del fantasmino, no? Scusa del fantasmino. Ma è giusto come che sei capito detto chi vuole scrivere, chi non può scrivere. Non con mia, ho sempre detto questo. Però stavolta la reazione emotiva sta questa. Che magari il fantasmino, la mia persona, attento che no, vuoi diventare un altro doppio taglio. Ma che poca essa, dico di no, ma poca essa che vada raga a me la vedi scatto. Bene. Comunque lo sfogo e delusione, qui finisco e poi basta. Bene, chiudo il video con l'intervento di Mirko e poi si apre, ok? Grazie Mirko! Secondo me giustamente allora, primo, il vino di stasera, l'etichetta cenacolare si dedicherà a Mirko.
sei già partito, vergogna, vedo che fate roba partita, vergogna. Bene, allora l'etichetta secolare è dedicata a Tito. La bottiglia di vino è un vino della Valpolicella che si chiama Ripasso, perché Mirko aveva sospetto che mi prendeva, quindi non è che cambia la cosa. E l'etichetta è questa, che dice un riprende Mirko nella sua situazione di evidenza divorzato, Mirko telefonista, ok, e con il ricercato per il periodo di assenza. E questa è la bottiglia per forza del ricercato. Walking Mirko, il nostro telecronista temporale, ma la cosa importante è il ripasso. Bentornato Mirko! Sono da via! Se sì, questa se fa cenacola non sempre portate a casa. Non lo so,